Eccoci qui ragazzi con un resoconto della giornata della seconda edizione del Salotto di Sheldon Comics and Talk. È stata una giornata incredibile, devo ringraziare Domenico, Luigi, Luke e tutti quelli che hanno aiutato. Adesso facciamo una panoramica e poi il talk show. Quest'anno eravamo in una location completamente diversa, nello splendido casale del Borgo San Carlo, alla Giustiniana a Roma, sulla Cassia. È stata una location in collaborazione con il 15° municipio, sono loro che ci hanno messo a disposizione questo posto incredibile e quindi li ringraziamo ufficialmente. È stata una giornata veramente bella, non solo dal punto di vista meteorologico, ma perché c'erano tantissimi artisti, come potete vedere in questo momento. Per esempio stiamo guardando Giorgio Di Vita che disegna. Tantissimi artisti che si sono messi a disposizione degli appassionati, dei collezionisti, del pubblico in generale, ma anche e soprattutto dei bambini. Ecco qui vediamo Michele Rubini con il suo splendido lavoro, ma soprattutto, dicevo, dei bambini che si sono avvicinati e sono rimasti affascinati da questo mondo che è il disegnare dal vivo, cioè il veder nascere i personaggi dal foglio bianco. Ecco qui il grande Cristiano Cucina che era intento a disegnare. Tutti si sono prodigati in maniera spontanea, in maniera naturale, per accontentare, per stupire e per riuscire a stabilire questo feeling tra il disegnatore e il lettore, che si stabilisce ogni volta che tu compri un fumetto. Ma vederli nascere, ecco qui abbiamo due disegnatori che stanno muovendo i primi passi in questo mondo. Questa era la Pencil Art School, scuola di fumetto. Anche loro bravissimi, si sono messi a disposizione e hanno interagito con tutti i visitatori. E qui abbiamo Alessia Poliandri e Riccardo Audisio, scrittrice e disegnatore, che stanno lavorando per portare in libreria il romanzo di Alessia, Oasi Autogrill, in versione graphic novel. Qui c'era lo stand dei Civettoni, pieno zeppo di giochi di ruolo. Qui abbiamo Marco Gervasio, grandissimo disegnatore Disney, che sta abbozzando un Paperinik, ma è anche il creatore di Paper Totti, Paper Rugantino, di decine e decine di storie. Anche lui ha divertito e ha affascinato tutti i visitatori. Qui abbiamo Edim, disegnatore di Dago, e poi qui abbiamo il mitico, unico e solo Roberto Diso, guardatelo, 91 anni, era a disegnare e a divertirsi con il pubblico. Stefano Andreucci, grandissimo disegnatore, con le sue tavole e la sua arte, è stato protagonista di tanti incontri con gli appassionati. Elena Ominetti, per la prima volta al Salotto di Sheldon Comics and Talk, e poi i fratelli Magaluso che portavano il loro numero zero di Firelight, le magliette, devo dire qui applauso ai fratelli Magaluso, e poi regalavano appunto delle litografie a chi acquistava il numero zero. Guardate che splendore i disegni dei fratelli Magaluso, grandissimi, ospiti fissi della manifestazione in queste due edizioni. Tanto talento, simpatia e amore per questa professione. Eccoli qui, guardate che splendore ragazzi, guardate che splendore. Firelight al Salotto di Sheldon. Qui c'era l'area ludica, giochi di ruolo e board game. Qui c'era l'area allestita da 80 voglia di arcade, e eccolo qui Ezio che ha fatto divertire e giocare i ragazzi di tutte le età, ma ecco anche gli adulti con i suoi videogiochi. Questa era la mostra proposta dai ragazzi di Fine Art, Imagine Fine Art, e hanno proposto appunto delle opere stampate in
in maniera incredibile su dei supporti e con delle tecniche di altissima qualità. Andate a cercare Imaging Fine Art per saperne di più. Questa era la mostra che hanno portato appunto al salotto di Sheldon Comics and Talk di quest'anno. Degli splendidi, splendidi lavori. È stato veramente un piacere. C'era anche un'area food. E ecco qui invece Federico Mele che stava schiacciando un suo volume. Ciao a tutti, benvenuti al secondo, alla fine del, per fortuna, del secondo salotto di Sheldon Comics and Talk. Intanto grazie a Luigi, Domenico, Luke, insomma, a tutti gli ospiti, ma a tutti quelli che mi hanno dato una mano oggi, perché come l'altra volta se no sarei morto e non ci sarei proprio riuscito. Quindi grazie davvero, e grazie a tutti gli ospiti, anche chi purtroppo è andato via perché c'aveva magari dei problemi, degli impegni, delle cose, ma è dovuto andare via. Quindi li ringraziamo tutti uno per uno. E siamo arrivati tardissimo questa sera perché è stata devastante, non so, è stata massacrante. Location nuova, bellissima, ma dispersiva, e io non sono riuscito a stare dietro a tutto, insomma, però ci siamo riusciti. Partiamo immediatamente, facciamo una cosa veloce perché è tardi. Quindi delle considerazioni, se vi va, sulla giornata, e se vi va, due parole sul momento del fumetto, nel senso fiere, ma non polemica, cioè che cosa, come lo vedete in questo momento, fiere, prezzi, queste cose così particolari che ultimamente danno un po' di argomento sui social, insomma. Quindi ripeto, senza fare polemiche, poi abbiamo parlato anche al salotto di preziari e di cose, ma ognuno ha un livello e un grado diverso di vendibilità, che non è neanche di bravura, cioè nel senso, se uno vende una tavola a 10.000 euro, probabilmente non è che è più bravo di quello che la vende a 1.000, ma magari c'ha più mercato, magari è solo più vendibile, cioè c'è più gente che vuole quella tavola, quindi lui la vende a 10.000 perché c'ha più richiesta. E quindi io parto subito dalle nominetti, perché prima volta al salotto, al salotto con Vincent Talk, perché sei venuta, abbiamo fatto la puntata anche quella su tutte donne, e perché no, perdi l'autobus. Allora, ciao a tutti e tutte. Ciao. io sono stata molto bene, era la prima volta che venivo, appunto. Sì, location bellissima, un po' dispersiva, diciamo, da raggiungere con i mezzi, però alla fine bellissimo. Decisamente sopra le aspettative per quanto mi riguarda. Io sento un pigolio. Non si sente? E proverò a parlare più forte. E, mi sono trovata bene, perché comunque il pubblico che c'era era tutto pubblico interessato specificatamente agli autori che erano presenti, e comunque al fumetto, interessate proprio all'autore persona, quindi è stato bello, anche un'occasione comunque per conoscere i colleghi che magari ce l'avevo, amici su Facebook, ci siamo incontrati di persona, è sempre bello. E quindi sentiamo per il prossimo anno. Why not? Why not? Okay. Però dovete trovargli un passaggio. Esatto. Però mi dovete dare un passaggio di ritorno. Ci organizziamo in maniera diversa. Esatto. Poi considerazioni sul preziario, io vorrei vendere una tavola a 10.000 euro, mi dispiacerebbe, quindi beato chi può farlo, cioè assolutamente, non so, mi sono persa la puntata in cui avete parlato dei costi cose, però ci sta che la gente, determinati autori diano valore alle loro opere in quel modo, perché possono farlo e va bene così. D'altronde non è diciamo un bene primario possedere una tavola originale, quindi un collezionista che vuole una tavola originale deve avere una certa disponibilità economica, se no si compra le stampe. Esatto. Fondamentalmente. E tanto è così, anche perché il fumetto, libro,
deve avere un prezzo accessibile a tutti, quello sì, però l'arte, cioè proprio l'opera d'arte originale, non è una cosa per tutti, lo sappiamo. E per quanto riguarda considerazioni sulle fiere in generale, io personalmente prediligo le fiere che danno spazio al fumetto, quindi agli autori, alla vendita dei fumetti, dell'autoproduzione, eccetera, eccetera, piuttosto che fiere che ultimamente danno tantissimo spazio invece alla categoria cosplay o al merchandising, che comunque sono un pubblico diverso rispetto, cioè danno un pubblico diverso rispetto a quello che danno le fiere del fumetto. Quindi, certo, essendo io fumettista autrice, è chiaro che preferisco partecipare a fiere, festival del fumetto, magari piccoli, che però sono meno dispersivi e hanno un pubblico interessato comunque. Certo, più mirati. Sì, più mirati, cioè dove ha senso stare, ecco, certo, perché certo. Sono stata in altre fiere magari più grandi, che però in realtà stavo lì al tavolo e la gente passava ma non era interessata perché si andava a comprare il peluche dei Pokémon, che ci certo. Stava bene, no, però certo, sono cose diverse. Sono carinissime, per carità, oddio. Niente. Ecco, quindi sono molto contenta e soddisfatta, grazie a te per l'invitazione. Grazie, grazie. Vi saluto, visto che ci sono, non vi posso stringere la mano a tutti, però grazie. Passo il microfono. Direttamente per la prima luce. Ok. Allora, per Mister Francesco è la nostra seconda esperienza al salotto e ringrazio Manuel sempre per questa grandissima compagnia. Mamma e Elisa, naturalmente certo, sempre. E da quello che riguarda, per quello che riguarda il fatto delle fiere, io preferisco molto di più una fiera del genere, in cui al di là del proprio lavoro, per mostrare il proprio lavoro, e sia che sia una piccola realtà editoriale come la nostra, come quella di cui facciamo parte io e Francesco, però riusciamo a entrare in contatto con il god del fumetto mondiale, perché comunque ci stanno tantissimi disegnatori importanti e c'è un rapporto molto più personale. Anche diretto. Diretto, e ho avuto il piacere e la stima di conoscere il grande Diso, che è un mostro sacro del fumetto, per quello che ha rappresentato per me sin da quando ero piccolo. E poi ho avuto anche il piacere di, appunto, di offrire un paio di sigarette, quindi per me già quello è stata una giornata spettacolare, storia. Quindi bello, 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 una splendida esperienza, e grazie a tutti gli autori che ho conosciuto e con cui ho avuto più modo di conversare e conoscere. Quindi grazie Emanuele, grazie a voi, grazie Elisa, grazie a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. Grazie. Scusa, io volevo solo che faceste, perché voi siete bravi a disegnare, però secondo me c'era ancora più buon gusto nel vestire. Cioè, io vorrei che faceste vedere. Bravo! Scusa, ci siamo presentati proprio apposta. Andiamo. Vai, andiamo. Ciao, io sono l'altra metà, Francesco, del gruppo, e niente. Bene o male Alessandro ha detto quello che comunque penso anch'io. La cosa bella di queste manifestazioni, tra virgolette, più piccole, è sicuramente il discorso che noi possiamo, noi diciamo esordienti ma anche appassionati, possiamo avere la possibilità di conoscere più da vicino
i grandi autori, i grandi disegnatori che normalmente nelle fiere più grosse non è possibile avvicinare così bene. Ricordiamo appunto che il grande maestro Tiso sarà presente a Romix e gli daranno giustamente il Romix d'oro alla carriera, e ovviamente non avremmo avuto in quel momento, in quella manifestazione, il piacere di conoscerlo così da vicino. Alessandro le sigarette non gliela avrebbe fatte offrire, e quella è una cosa ancora maggiore. Questa è una stecca di sigarette Romix. E per quanto riguarda invece il discorso del preziario, abbiamo parlato di questa cosa anche con Rubini mentre facevamo uno sketch, e io penso che sia come dice lui, ossia dei disegnatori devono essere pagati il giusto anche perché hanno avuto una carriera di alto livello. È naturale, adesso parlando di Jim Lee è partito come un disegnatore diciamo normale, ma piano piano ha fatto una carriera, è diventato un big, perché adesso dirige comunque la DC Comics, ed è giusto ovviamente farsi riconoscere anche con i prezzi, i diversi sketch originali, i disegni e anche il firmacopie, perché comunque è come un manager che va pagato per il suo lavoro. Quindi comunque, io ricordiamo che alcuni attori in fiera per fare la firma sulla fotografia, la foto e la firma vogliono 250 euro. Quindi troviamo il discorso che secondo me è giusto. Nel caso di Jim Lee è così, è giusto che lui si faccia riconoscere per quello che vale adesso, ma che ha significato nel nostro periodo 80-90, che comunque è stato un grande e che ci ha fatto sognare con i suoi supereroi, certo. Marvel, DC, sì, certo. E quello che verrà. Grazie. Detto questo, passo subito. Guarda, solo una cosa, due parole, perché sennò potremmo andare indietro. Sì. Volevo sentire da lei che rappresenta la scuola di Rubini. Allora, non ho sentito quello che hai detto, no, sì, che rappresenta la persona. Come è andata? Allora, adesso i miei colleghi sono andati via perché avevano finito tutte le energie, è andata molto bene. Siamo felici di essere tornati dopo tanto tempo in una fiera, perché era da prima della pandemia che non ne facevamo, e diciamo che è il nostro primo approccio alle fiere magari un pochino più ben organizzate. Ci siamo trovati bene proprio per i motivi che hanno detto i miei colleghi di appunto disegno, e appunto anche se è stata una fiera piccola, ci è piaciuto molto il contatto diretto, il poter schiacciare qualcosa per chi passava e portare un pochino di mondo nerd in questa zona, insomma, certo. Che suppongo che non è proprio alla portata di tutti quanti. Abbiamo dato tante informazioni, abbiamo noi avendo lezioni anche una volta alla settimana possiamo essere magari un pochino più alla portata di tutti che magari lavorano, noi abbiamo gente che è anche in pensione, quindi abbiamo aperto magari delle speranze che erano sopite per quanto riguarda il mondo del disegno. Per quanto riguarda invece le fiere, io personalmente, ma penso anche tutti i miei colleghi della Pencil Art, preferiamo queste, che danno più spazio, come se fosse una self-area di magari una fiera più grande, come se fosse un artist alley di una fiera più grande. C'è una convivialità e si possono conoscere maestri che in altro modo non si sarebbero potuti conoscere. Noi abbiamo la fortuna di avere Giorgio nel nostro team, che è il motivo per cui siamo stati invitati. Il passaggio sarà proprio a Giorgio, cioè è tutto organizzato in realtà. Noi abbiamo la fortuna di avere Giorgio nel nostro team e di averlo avuto anche qui. Noi saremo poi anche all'Aprilia Books and Comics e ci sarà sempre anche Giorgio, e oltre anche ai nostri altri docenti che erano qui, che sono Lorenzo Brutti e Paolo Zeccardo.
E quindi niente, ci rivedremo lì perché staremo anche lì. Appuntamento ad Aprilia. Esatto, appuntamento ad Aprilia, che speriamo che vada meglio, insomma, a livello di tavoli, logistico sicuramente. Esatto. Sicuramente. Però è andata molto bene, nel senso, dopo una prima partenza un po' così, poi appunto è andata molto molto bene, ha superato tutte le aspettative. E noi siamo felicissimi e molto molto onorati di aver partecipato. Sicuramente segnateci per l'anno prossimo. Bene. Altrimenti saremo noi a stalkerarvi e sicuramente poi anche possiamo organizzarci per fare proprio dei talk assolutamente. Anche dentro la scuola, insomma, noi vi aspettiamo anche online o a Parioli, dove siamo noi. Vi aspettiamo, poi ci organizziamo sicuramente, perché è stata veramente una bella esperienza. Allora torneremo a collaborare insieme. Certo. Anche nostro. Ecco. Abbiamo acquistato. Allora, sarà breve. No, veramente, però, perché devo dire che allora la location lì l'anno scorso era più intima, diciamo, ecco, c'era una sensazione più del borghetto. Esatto. Qui forse c'è stata un po' di dispersione, però non lo so, a me piaceva, mi piace anche questa idea dello spazio, del poter girare, potersi trovare, che ne so, anche un angolo vicino al fontanile per stare tranquillo, senza averci gente intorno, per esempio. Ma non perché non mi piace la gente, ce l'ho avuta fino a poco. Quindi grazie a Manuel, grazie a Elisa. Per me è sono situazioni un po' stranianti, devo dire, perché in quanto disneyano, noi facciamo parte un po' di una categoria che c'è e non c'è. Primo perché, vabbè, anche chi fa tex per dire, però perché siamo degli esecutori, no, di cose che non ci appartengono. Infatti io cerco di ritagliarmi un po' di spazio con il mio gatto, che avete visto, se qualcuno l'ha visto, nel mio roll-up, con cui vorrei fare delle cose, è stato pubblicato per molti anni, adesso diciamo un pochino più tranquillo, però non lo so. Però io non mi trovo mai in situazioni in cui ci sono altri fumettisti, proprio perché essere disneyano è un po' stare dentro una specie di... Come bolla. Una specie di bolla. E quindi il mio approccio con gli altri fumettisti è sempre un po' un oh di meraviglia, no? Vedo che fanno gli altri, che esistono soprattutto gli altri. Ero molto più dentro prima di diventare disneyano. Io sono stato insieme a Dino Caterini, uno diciamo degli organizzatori della scuola che adesso si chiama Internazionale di Comics, no? L'anno scorso, per chi c'era, un po' raccontato aneddoticamente com'è. Per cui allora ecco, mi sentivo un po' più dentro al mondo, anche perché ero anche un po' alla ricerca, no, di situazioni. Disney mi ha un po' cristallizzato e devo dire che invece questa cosa non mi piace molto. Mi piace invece questo contatto, questa vedere le facce proprio di quelli che conosco magari soltanto per nome, starci vicino. Avere, come dire, poter fare degli apprezzamenti e riceverli, bellissima, una situazione molto bella, e di nuovo grazie a chi mi ha dato questa possibilità. Grazie a te, ricordo sempre il primo tre chiacchiere, quindi il tre chiacchiere, il salotto, parte tutto da lì, quindi dalla prima chiacchierata con Giorgio Di Vita, quindi. E niente, io di prezzi di cose non so, perché infatti quando chiedo mi dico sempre, ah, per due personaggi, bene, che significa che chiedo poco. Esatto. E poi è bello che non riescono a tenersela, no? È talmente poco che spontaneo. Come? Ma per due personaggi? Per due personaggi. Vabbè, quindi vabbè, insomma, così. Non lo so, però vedere i prezzi a rialzo. Però mi piace guadagnarci anche sugli originali, devo dire, anzi, cercherò di implementare. Che bello, no? Poi tra l'altro ce l'ho tutti ammucchiati da una parte, per cui se qualcuno se li porta via, gli regalerei, però non lo dico. Me lo tengo per me. Vabbè, niente, questo è. Grazie. Grazie a voi. La coppia artistica che deve il tutto proprio all'evento dello scorso anno, che è stato, come dire, è stato l'evento civetta che ha messo questa possibilità da
da uno scambio e mi sono ritrovata con Riccardo che ha chiesto a me se io volevo fare questa collaborazione con lui. Quando me l'ha proposto ho detto: cosa? Me lo chiedi? Certo. E quindi quale onore. Intanto la location anche quest'anno bellissima, è vero l'anno scorso forse era un pochino più intima, ma anche quest'anno lo spazio non mi è dispiaciuto. E io però quando siamo arrivati con la macchina facevo come i bambini, ogni persona che riconosceva: guarda, guarda, sembravo proprio una ragazzina. Sì, perché poi vedervi tutti e vedere che fuori da quelle caselle siete più alti, più bassi, simpatici uguali per fortuna, ma soprattutto gentili sempre allo stesso modo con me, che sono una piccolissima qui in mezzo e sono felicissima di essere qua, e ringrazio Manuel che mi ha dato questa grandissima opportunità. Grazie a voi. Quindi intanto è un onore poter condividere questo spazio con voi, il salotto ogni volta, imparare tanto da quello che dite ogni volta al salotto e da quello che illustrate e fate vedere. E poi devo passare la palla a Riccardo e ringraziare Riccardo, perché quello che è nato attraverso il salotto dell'anno scorso è qualcosa che a me ha regalato un'enorme gioia, perché intanto era una piccola conferma del mio lavoro, perché per chi inizia, e magari molti di voi ricorderanno gli inizi, è difficile farsi accettare, è difficile affermarsi, ma quando qualcuno ti restituisce un po' del lavoro, certo, che hai fatto, è una gioia. Quindi qualcuno che ti chiede addirittura una collaborazione del genere ti fa sentire bene, ti fa sentire un pochino apprezzato. Ma io passo la palla a Riccardo che ne sa sicuramente un po' di meno. Ciao a tutti, allora io non mi resta che ringraziare ancora quindi Manuel e Alessia, perché è grazie a loro che questo progetto che abbiamo insieme con Alessia sta procedendo, sta vedendo la luce. Manuel che ci ha fatto incontrare e Alessia che mi ha offerto il romanzo. E quindi grazie ancora a voi. La location è molto bella, molto bella, mi è piaciuta moltissimo. Per me è la seconda volta al Salotto di Sheldon, ero già venuto l'anno scorso però ero come visitatore, invece quest'anno quindi la prima volta come espositore, ed è anche la prima volta in assoluto come espositore, quindi ho potuto sperimentare quindi cosa vuol dire mettersi lì e cominciare a schiacciare, a fare disegnini per le persone. Quindi insomma è stato molto bello, molto molto istruttivo, molto molto bello. Tra l'altro già l'anno scorso la location era molto bella ed era vicinissima a casa mia, ma quest'anno ancora di più, quindi una location perfetta per me, perché a casa mia. L'anno prossimo possiamo fare un after, solo un tappeto di avvicinamento. E quindi insomma molto molto bello. Grazie. Grazie. Io non ho molto da dire sul festival, insomma, su questa edizione del Salotto di Sheldon, perché ripeterei quello che è stato detto fino adesso. Ci tengo a sottolineare che per me questa edizione è stata soprattutto l'edizione della condivisione, no? Abbiamo condiviso tantissimo, che sia stata esperienza. Mi scuso con chi magari non sono riuscito a salutare molto durante la giornata, però il bello è proprio questo: poter condividere il proprio lavoro, poter condividere, perché no, i prezzi a cui vendiamo le tavole, così ci informiamo e cerchiamo anche di non far crollare il mercato, magari, è un'idea, no? E banalmente la condivisione, Riccardo mi è venuto a prendere a Fiumicino in macchina, nel senso è stata veramente l'edizione della condivisione totale, quindi io ringrazio semplicemente tutti, è stato bellissimo per me poter anche conoscere persone che ancora non conoscevo e condividere sia la parte del fumetto, perché qua noi disegniamo, siamo fumettisti, ma anche la parte della vita privata, che poi è la parte più bella, nel senso è vero che siamo fumettisti, ma non è quello che ci identifica come esseri umani. Certo. Tutto qua. Grazie. Io ringrazio tutti, ovviamente tutti i giovedì sera e anche tutte le volte che c'è il Comics & Talk, vi ringrazio per essere qui, però fatemi ringraziare un centesimo di più Christian, che ieri era in Francia. Ieri era in Francia, stamattina si svegliava alle 4, ha preso un aereo ed è arrivato qui e Riccardo è andato a chiedere, grazie poi ovviamente a 2 ore di ritardo dell'aereo, perché passava per avere così un macello, quindi. Però l'ho fatto molto volentieri. Grazie, no, grazie, però volevo dire che se io fossi stato a posto di lista col cavolo. Ma io oggi in Francia non arrivo da dopo, ci penso da. Quindi grazie, grazie davvero. Grazie anche a Pierluigi, perché pure lui viene da lontano, anche come Elena. Sì, lui hanno approfittato per fare un saluto a Roma ai miei parenti, che mi sono visto anche a Roma. Io ho fatto 22 km a piedi, wow, in giro per Roma. Poi mi trovo di fianco a un maestro
qua alla mia destra, quindi per me è stato un onore essere presente qua, perché sono un esordiente alla fine, no? Lavoro come professionista da un anno, solo in America, quindi non mi conosce nessuno in Italia, quindi grazie per l'invito nuovamente, perché almeno ho potuto anche conoscere colleghi italiani con cui non ho avuto la fortuna di studiare, di lavorare, e che ho visto solamente al salotto e che mi hanno accolto nel migliore dei modi. Quindi è stato veramente bello condividere questa giornata con loro. Per quanto riguarda i prezzi, secondo me il prezzo lo fa l'artista. Quindi un artista può decidere il prezzo a cui vendere la propria opera. Sul discorso autografo, io sarei generoso con i fan. Un autografo a un fan lo regalerei sempre. Poi mi rendo conto che ci sono artisti che hanno file da 1000 persone e 1000 autografi non possono farli, mettono un prezzo. Però insomma, un artista quando arriva alle stelle ci arriva perché ha tanti fan. E quindi bisognerebbe ricordarsi chi ti ha fatto arrivare lì, secondo me. Nei limiti del possibile. Tutto qua. Grazie. Allora, io innanzitutto ringrazio tutti, ringrazio Manuel e tutti quelli che hanno organizzato la cosa, perché è stata, per me è stata la prima uscita dopo il Covid. E anche la prima partecipazione al sabato di Sciaglio in assoluto. Sì, però ci avevamo già sentiti a no, sì, chiacchiere. No, nel format del giovedì non c'era stata occasione. Ma tu non mi chiami mai. Allora adesso vado a storchiare. La cosa è stata veramente bella, divertente, anche perché poi tutto sommato il disegnatore dei fumetti passa la maggior parte del tempo da solo, a parte io e lui che avevamo lo studio insieme, e quando si litigava, quando si chiacchierava, comunque c'era uno scambio, e in questo modo si conoscono tante persone magari che non conosci dal punto di vista artistico. Io oggi ho conosciuto delle persone che mi sono piaciute molto, è stato bello dal punto di vista umano, quindi molto appagante. Questa formula è piuttosto originale, devo dire, perché sai, la classica fiera del fumetto come quelle che ci sono da tanti anni sono molto dispersive, cioè se vai a Lucca è folle, cioè un marasma. Però sono nate delle realtà, e voglio citare anche Albissola, dove sono stato per 3 volte, ma insomma anche questa tua, che non conoscevo sinceramente, che sono realtà che hanno una dimensione ridotta, assolutamente più umana. Bello, come diceva Giorgio De Vita, tra l'altro io adoro il tuo lavoro, quindi. La dimensione umana è una cosa importante anche per il piacere della partecipazione, perché è vero che noi lo facciamo per lavoro, si viene, si vende anche magari qualcosa, si ha un modo anche per arrotondare, ma è un modo per parlare, per conoscere, per stare nell'ambiente che è il proprio ambiente, quello che ci appartiene, no? Come disegnatori, come chi è autore, chi è disegnatore, insomma. Quindi l'aspetto che io sottolineo è proprio questo della vivibilità dell'evento. Questo è molto bello. Poi quello che fai tu è apprezzabilissimo. Grazie. Finalmente si parla, no, anche col salotto di Sheldon, che io conoscevo poco, dico la verità. Però non so, ma mamma mai quello. Quindi che altro dire? È stata un'occasione per rivedere delle persone, dei vecchi amici, fare nuove conoscenze. Sui prezzi preziari io non entro proprio nella polemica, perché sinceramente credo che sia stata innescata su internet, ecco, però i social spesso e volentieri diventano un contenitore di chiacchiere inutili, quindi alla fine ognuno fa il suo prezzo. Se il suo prezzo è diciamo inserito nella realtà di mercato, bene, venderà al prezzo che fa, altrimenti no. Però ognuno è libero di fare il suo prezzo. Io personalmente mi separo a fatica, lo dico sinceramente, dalle mie cose. Faccio fatica. E delle volte chiedo anche delle cifre più alte per dire che se non vendo delle volte sono anche contento. Quindi, no, veramente, non è... È tecnica. Tanto ognuno vive il proprio lavoro. Il mio lavoro è disegnare, raccontare le storie illustrandole. Quello è fondamentalmente. Il resto è tutto in più. Quindi comunque ringrazio te, ringrazio tutti, perché è stata veramente una bella occasione, una piacevole scoperta, e se mi inviterai grazie a tutti.
grazie a tutti amici e colleghi che abbiamo ritrovato dopo tanto tempo, vero Cristiano? Una settimana. E, ringrazio Manuel per avermi invitato. Grazie a te, è stata una bella giornata tra chiacchiere, tra amici, tra nuovi amici, no? E realtà interessanti che non conoscevo. E che dire, quando una cosa va bene c'è poco da dire, no? C'è poco da ribadire, no? Cose che sono state dette anche dagli altri miei colleghi. Riguardo ai prezzi, ne parlavamo prima. Io le polemiche le capisco poco, nel senso che quando ci sono in ogni campo, quando c'è un personaggio che ha dei personaggi che hanno una grande rilevanza, che hanno una certa carriera, che sono importanti, la cui anche firma ha un valore anche economico, c'è poco da dire, no? Certo. Nel senso, si parlava spesso di Jim Lee, no? Se un albo di Jim Lee con la firma sopra si vende a $130, perché te ne devi regalare $130, no? Per quale motivo? No, ma si vende anche a 130 perché c'è la sua firma, quindi vale qualcosa. Esatto, perché te ne devi regalare. Questo è il discorso. I prezzi li fa, in parte li fa chi li domanda, come diceva giustamente Stefano, ci si separa a fatica delle nostre cose, altre volte si alzano i prezzi perché poi uno dice vabbè, se la vendo a quel prezzo, sì, me ne separo più leggermente, più volentieri, va diciamo, va bene, ecco. E quindi una parte la fa l'autore, da una parte la fa il mercato. Se nessuno te la chiede a quella cifra, significa che quella cifra una la vale, o in quel momento il mercato non consente. Quindi fini del discorso. E riguardo le fiere, ma io devo dire, mi trovo bene in entrambe le situazioni, sia in quelle piccole, ma sono semplicemente due tipi di manifestazioni completamente diverse. A una fiera come Lucca fai determinate cose, a una fiera come questa fai altre cose. Il rapporto con i colleghi, il rapporto con il pubblico qui è più stretto, là giri di più nelle fiere tipo Lucca, giri di più, guardi, sono stato... A luglio sono stato al Comic Con a San Diego, no? No, vabbè. Lì vedi la fiera, no? delle mille cose, guardi le action figure, guardi le sculture, tutte le varie stupidaggini, che se non ci avessi la carta bloccata sarebbe drammatico tornare a casa. Col foglio di via a casa, logicamente. Sì, no, l'immagine è quella, no? Te pieno di statuette con le valigie in strada, esatto. Guardi. Esatto. Questa è l'immagine. Esatto. Quindi no, ci si trova. Sorride tua moglie. Quindi semplicemente il discorso è capire dove ti trovi e fare quello che una manifestazione ti permette rispetto a un'altra. Grazie. Che dire? Io l'abbiamo detto, che non dici è una... Io però voglio sottolineare una cosa con un testimone. Io ho fatto oggi la firma di Jim Lee gratis. L'ho fatta a lei. A me l'ha fatta gratuitamente. E io l'ho vista. C'è proprio la firma di Jim Lee, non la sua. Qui si configura un'ipotesi di reato, naturalmente. È gratis. Però diciamo che se chiede $60, 10 me li dà a me, 50 me li dà, scatale. Però firma proprio Jim Lee, che è lei. Sì, esatto. Jim Lee, che dire, già quello che ho detto l'altro anno, insomma, grazie Manuel, perché al di là di quello che organizzi, persone come te nell'ambito fumettistico sono veramente rare. E diciamo, il successo del salotto non lo devo dire io, insomma, no? Quando tu apri il salotto, anche se tu personalmente non ci sei, insomma, apri, vedi Villa, vedi Roy, vedi Mari, vedi tantissimi, insomma, autori, che significa che, insomma, è qualche cosa per cui funziona, va bene? Cioè, uno è un po' quando aspetta, che ne so, tipo il venerdì vado al cinema, il giovedì c'è il salotto di Sheldon. E questa è una cosa, io ti ringrazierò sempre, perché secondo me dei fumetti bisogna sempre parlarne, sempre di più. Ok? Poi manifestazioni, io pure non mi trovo male né in quelle grandi né in quelle piccole.
Però certo, ovviamente preferisco le situazioni come queste, molto più in relax, cioè dove hai la possibilità di conoscere veramente chi ti legge, ma anche diciamo, scambiare dei pareri con colleghi che non vedi da tanto o come con Michele cioè, dalla settimana. Ok, quindi sì, se devo scegliere, sceglierei ecco, le manifestazioni come queste. Poi, come diceva appunto Stefano, ce ne sono tante, cioè Albissola, ma te ne posso dire, al Terni che abbiamo fatto l'altra settimana è stata veramente una grandissima sorpresa. Poi noi facciamo un lavoro solitario, sì, però è anche vero che molti dei nostri lettori, in, tra virgolette, li conosciamo, no? E c'è sempre grandissimo piacere. Io a Terni sono stato molto contento perché ho visto i ragazzi, ho visto i bambini che venivano a chiedere i fumetti e ogni volta che un bambino ti chiede un fumetto, per me è un passo avanti. C'è speranza. C'è speranza, sì, ce n'è tanta, bisogna avercene tanta. Sì. E che dire, i prezzi di Gimli l'ho detto l'altra volta, non era detto basta, andiamo a Piazza Anfiteatro a Lucca, mettiamo tutti quelli contro, tutti quelli a favore e ci veniamo. E alla fine esce il vincitore, c'ha ragione. No, ma io non lavorando anche nel mercato americano, cioè queste cose insomma le ho viste, cioè da loro è quello, è business su tutto, come tu dicevi, io quando sono stato a San Diego vedevo sta fila chilometrica. E c'era Adam West. Adam West c'aveva tipo un miliardo di anni, però metteva la firma e la sua firma sulla foto costava $100 e ti dico che ci avrà avuto una fila di un chilometro e mezzo. Cioè, quindi vieni da quella cosa. Però quello che penso anch'io è che questa storia che hanno montato, a me è un po' dispiaciuto che l'abbiano montata colleghi nostri. Posso capire chi pensa, insomma, un lettore che pensa sia troppo elevato, ma un collega no. Io però la penso anche come Pierluigi, cioè nel senso io la firma oggi pure ne ho messe tante, non ho un problema, ovviamente non so Jim Lee, quindi voglio dire, basta che non me la fate mettere su cioè i cambiali. Tutto quello avevo pensato, a lutta. Okay. Mette una cambiata. Però Jim Lee e via. Però c'ha ragione, perché per lui è uno sbarramento, no? Cioè... Sì. Quando ti trovi una persona a Terni, per esempio, Michele, è venuto sto ragazzo che c'aveva tipo un milione di Dragonero. Io sembravo l'addetto della posta, mettesse firme. Che va bene, io ho una grande cioè, sono contento che avvenga questo, però tu immaginale rapportato a uno come Jim Lee, che so, tipo 50 anni che lavora, e c'ha tipo un miliardo di albi. Tu pensa, ogni fan porta 30-40 albi, e tu probabilmente finirai a Lucca del 2027, quindi giustamente lui mette diciamo quello specchietto per l'opera, che è un po' quello che diceva anche Stefano, no? Cioè metto delle volte dei prezzi alti, quasi a dire vabbè così non la vendo, lo stesso fa lui. Però secondo me c'è il potere del telecomando, cioè non mi piace quella trasmissione, cambio. Oggi è successo, è arrivato questa persona e mi ha detto, dice, voglio comprare il tuo disegno. Benissimo, va bene, anch'io faccio fatica a venderli, nel senso che non è che me ne privo così in maniera molto, però poi sono contento che magari va una persona che apprezza veramente il tuo lavoro, quindi una parte di te che va a una persona che sa apprezzare. Certo. Però quando gli ho detto il prezzo mi ha detto, ma che davvero? Ho detto sì, davvero. Ah, no, io pensavo, certo, io pure pensavo tante cose, però non è così. Perché c'è una percezione diversa qui. Certamente, quindi va abituato a determinate cose. Poi è ovvio che nessuno di noi, almeno io personalmente, non potrò mai chiedere quello che chiede Jim Lee, perché il mio apporto non è quello che ha avuto lui. Cioè, però dico sempre, c'è libero arbitrio, io ti piace, ok, non mi piace, ciao, arrivederci. Cioè, finisce qui, insomma. Però grazie tantissimo Manuel, io sempre grazie a voi. Mi metto a tutte le cose che hanno detto loro, le penso anch'io. Grazie. Grazie. Allora, sarò breve. Ciao. Vabbè, innanzutto grazie Manuel, come sempre, grazie perché, e poi onestamente io non ho trovato questa fiera dispersiva, sarà che conosco un po' tutti o comunque insomma cerco di... Modesto.
No, ma no, perché conosco loro, perché non l'ho vista dispersiva, non lo so. Ma perché ti sei disperso e hai trovato l'accordo. Ah, sono tornato, eccomi qua, e via. Per quanto riguarda il discorso dei prezzi, sono pienamente d'accordo con tutti loro. Tra l'altro penso che normalmente chi va a criticare queste cose lo fa perché si guarda la propria tasca e il proprio portafoglio, per cui probabilmente dice, ma chiaramente non ha senso questa cosa, perché poi ognuno deve assolutamente fare il prezzo in base a quello che è la propria esperienza, il proprio lavoro, il proprio percorso, è quello che ha fatto fino a oggi. Jimmy Lee chiaramente se lo può permettere, ma io sono pienamente d'accordo, anche se giustamente non credo, anche se dovessi un domani diventare Jim Lee del domani, far pagare, probabilmente, come dice Cristiano, è una questione di dividere le file numerose, perché altrimenti veramente passerebbe un anno a fare firme. E per adesso che dire, ragazzi, mi auguro, anzi già si sa probabilmente che ci sarà un'altra edizione del Salotto di Scelta. Così ha detto il Presidente del Municipio. E quindi questa è la cosa più bella, tutto il resto so chiacchiere, e io passo la parola al veterano che in questo momento sta pensando, che sta dicendo, perché me l'ha detto. Che vogliamo dire che sta disegnando. Roberto, allora, qua, no, ma non lo so se si può dire. Che sta disegnando. Ah, che sta disegnando, chissà cosa. Però, voce, perché io sono piuttosto sordo, e allora... Allora si spegne. Si parlava del rapporto tuo e delle donne. Tralasciamo. Allora parlaci di questa esperienza di oggi, del tuo lavoro, eccetera. Allora, intanto quando sei quasi l'ultimo a parlare, naturalmente le cose più importanti e simpatiche sono già state dette. Però devo dire che qui ho trovato un ambiente veramente carico di affetto, diciamo simpatico, e proprio ho la sensazione di aver incontrato stasera molti veri amici, e forse proprio per questo penso di poter condividere con voi una checca, un qualcosa che devo dire mi ha piuttosto emozionato. Si tratta di questo. Recentemente ho ricevuto un soggetto di Mister No, ma il curioso è che questa storia diretta a me personalmente è stata scritta da Sergio Bonelli, perché è stato trovato un manoscritto, diciamo così, scritto a suo tempo da Sergio, e che mi hanno inviato, diciamo, da realizzare. Ora, diciamo, questa cosa, diciamo, potete immaginare che effetto mi abbia fatto. Naturalmente il senso di amicizia che io ho condiviso con Sergio alla sua parte, diciamo, ma è come se mi fosse stato inviato un messaggio quasi da molto lontano. Questa storia di Sergio è scritta in maniera, diciamo, un po' approssimativa nel senso grafico, perché non è stata mai messa, come si dice, in bella da Sergio, probabilmente non l'ha fatto in tempo. Io mi trovo, diciamo, a fare i conti adesso con una calligrafia che è piuttosto quella di un medico piuttosto che di un soggettista, diciamo così. Però naturalmente il fatto che Sergio Bonelli avesse scritto una delle ultime cose, diciamo, di Mister No, diretta a me, perché questo ha fatto così, potete immaginare con che effetto mi possa aver fatto. Bene. Questa è una storia che ho appena iniziato e non so neanche come si conclude, ma è, diciamo, una notizia che per me è stata importante e la voglio condividere con voi. Grazie. Anche se si può dire? No, si può dire. Ah, si può dire. È chiaro che possiamo dire. Che forse
sto commettendo un'indelicatezza nei confronti della casa editrice, perché magari queste cose. Ma che te possono fare? Beh, no, ma non è che. Ma Roberto, non è che. Ma sei Roberto Diso! Ma stai zitto! È che, diciamo, come dicevo, la vostra presenza, il vostro calore, quello che mi avete dimostrato, credo che se lo meritasse. Punto e basta. Grazie. Esatto, di quello che vuoi, per 10 minuti ci tolgo di tavoli. E c'è sacco facile. Esatto. No, una cosa io da te volevo sapere, perché poi tu i prezzi, queste cose, non. Sono d'accordo con loro. Esatto. Il prezzo lo fa l'artista. Poi soprattutto in Italia penso che i prezzi non riescono. Che fa? Non si sente? Dai, che qualsiasi cosa dici. Sono d'accordo con loro. Per quanto riguarda il discorso del prezzo, sono d'accordo con quello che hanno detto fino ad ora. Volevo solo sapere, venire qua al salotto con il volume tuo. Con il volume mio. È stato molto bello e emozionante. Finalmente sono riuscita a portare quel volume che già dall'anno scorso volevo portare, e che racconta un po' la storia di mia figlia, perciò per me è stata un'emozione solo questo. Ma sono veramente felice di aver realizzato un'altra volta il tuo sogno, perché diciamo che è il tuo sogno, e abbia riunito un vero salotto di artisti. Quello che si vede in questa fiera è la passione, quello che non si vede in tante altre fiere. La passione, perché si vedono tanti artisti che sono veramente vicini, come in un salotto, non come una fiera dispersiva, come può essere Lucca, come può essere Romix. Però non mi dispiacciono neanche le altre fiere. Cioè, non mi dispiacerebbe se questa fiera si ingrandisse un po', se ci fosse anche uno spazio. Ci stiamo lavorando. Ok, vabbè, niente. Visto che ci levano i tavoli, sarò breve. Io ringrazio sempre tutti, perché le puntate del giovedì non ci sarebbe il salotto se non venissero gli artisti. Cioè, io metto a disposizione uno spazio, ogni tanto dico quattro cavolate, ma l'altro giorno Sergio Algozzino, che era dovuto uscire, ha scritto in chat perché c'era Raul Cestaro che dibatteva di fumetto con Claudio Villa. E lui diceva, già solo questo, cioè, tu stai lì e vedi Claudio Villa e Raul Cestaro che parlano di fumetto, ma quella sera c'erano loro due, ma tutte le volte quando c'è, quindi vedere voi che parlate, perché siete voi che dovete parlare di fumetto, io non ci capisco niente, mi metto solo a disposizione lo spazio, quindi grazie per oggi, ma grazie per le 88 puntate consecutive che avete tenuto banco al salotto e che avete fatto crescere la trasmissione, facendola diventare un'associazione culturale e facendola diventare un festival, quindi questo è solo grazie a tutti quelli che vengono. Io l'altro giorno, per fare una copertina e invitare la gente ad iscriversi all'associazione, ho fatto un elenco sommario, perché tutti non me li ricordo, e solo da un punto in poi ho cominciato a scrivere gli ospiti della puntata nella copertina perché fossero rintracciabili. Quindi Stefano, molti me li sarò dimenticati. E Stefano non c'è. Provvederemo a breve. E ogni tanto stavo lì e facevo, come se non fosse la mia. Cioè, dicevo, cavolo, ma che davvero? Ma tutta sta gente. Però fatemi ringraziare sempre, sempre, sempre Elisa, perché mi sopporta. Io mi metterei da solo, cioè, e perché se lei non ci fosse se non ci fosse lei con la pazienza e con la cosa di fare anche le cose mie, di tenere Emma quando è, quindi di permettermi di andare in live, perché se io posso andare in live per 52 settimane con i collezionisti anonimi e per 89 settimane consecutive sempre, non saltando un giovedì, grazie a lei, perché sennò non ci sarei riuscito, quindi grazie. Prima di augurarvi la buonanotte, c'è una cosa che tutti mi hanno chiesto alla fine dell'altra puntata, che è la cosa che ci ha avuto più successo e io non posso che replicarla, e quindi faccio chiudere la puntata a mio padre, perché tutti quelli dell'altra volta hanno detto no, troppo forte tuo padre alla fine quando ha parlato.
E allora, se ti avvicini un pezzetto. Ah, c'è ragione, perché lei non è spettatrice numero uno. Allora, te e lui, però cioè, mancano 4 minuti, però devi venire un pezzetto più vicino. Aspetta. Buonasera a tutti e grazie delle vostre belle testimonianze. E io sono molto commossa perché seguo il salotto di Sheldon e aver trovato voi di persona è stata veramente una grossa emozione. Grazie. Molto difficile. Salve, buonasera a tutti. Allora, sì, molti di voi li ho già visti, altri no. Ripeto sempre quell'atmosfera che si crea, che c'è, quella che avete sottolineato tutti voi. E intanto vi volevo augurare a tutti indistintamente di non prendervi mai lo zoster in un occhio, perché si chiama zoster, ma è il fuoco di Sant'Antonio. Io ce l'ho da 4 mesi che mi sta uccidendo, 2 mesi a letto, 2 mesi a piangere, 3 mesi a... Quindi questo ve lo auguro con tutto il cuore. E l'unica cosa che ho apprezzato di tutto, che avete sottolineato tutti, è l'intimità di questa cosa, cioè la vicinanza, il potersi conoscere, il poter conoscere il collega che dice questo, ah, sto coso qui, ma come sarà fatto? E credo che sia la base di tutto, cioè pensare a una persona, ma poi vedere fisicamente chi è, uno si fa un'idea più precisa. Quindi niente, grazie a voi, grazie a Mano e Stancabile, non lo so dove trovo tutta questa forza. La passione. Giusto la passione, perché è instancabile. È vero, la location è molto più grande, ma i tavoli sono molto più leggeri. L'anno scorso i tavoli ci hanno massacrato la schiena. Complimenti a tutti, sono molto onorato di aver partecipato e di avervi visto di nuovo, molti di voi di nuovo. E quindi grazie ancora a tutti voi, grazie per l'atmosfera che riuscite a creare, cioè a vedere tanti bambini che si interessano e voi con la pazienza, questo sicuramente è fuori dalla norma, non è normale, insomma, invece per voi è normalissimo. Grazie molto e buonanotte a tutti. E quando mi fa un ringraziamento a Luigi che ha ripreso tutto il salotto in piedi davanti a ogni artista. Grazie davvero, buonanotte.